piacere rivederti. Ci hanno inviato i componenti che c'erano piaciuti. Li stiamo montando proprio adesso. Ecco il rapporto. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Al via il Gran Premio di Baku, attenzione, attenzione perché Rosberg ha partito forte. Rosberg ha partito forte, io mi tengo la staccata. Siamo in prima posizione, ok. Appena posso, mamma mia, la macchina non sta in pista, appena posso. Ah, interessanti. Io se staccate non posso proprio farle come loro, perché loro staccano molto più tardi. Però il problema è che la macchina non mi frena, cioè non mi sta in pista. Ho scelto un assetto troppo aggressivo. Rosberg ce lo fa capire. Ma cioè, più che altro non mi portava pioggia tutto il weekend, non ha piovuto. Perché vado a pensare che piove in gara. Ah. Attenzione, safety car in pista, quello che mi ero chiamato. Lewis Hamilton è fuori dalla gara. Lewis Hamilton is out of the race. Mi affianca in curva 8. Come vuole passare però? Cioè io non potevo fare niente. Vorrei vederlo. Vorrei vederlo in un'altra posizione però, possibilmente. Dai, io mi prendo, cioè, voglio dire, più di questo cosa posso fare? Cioè, non potevo passare sul cordolo, sul bagnato. Boh, cioè, si schiappa, perde anche la ruota sbagliata, non so perché. Comunque. Vanno in box, c'è da capire. Ah, hanno tutti il flap danneggiato. Anche Perez, anche Rosberg. Ecco perché vanno in box. Dicevo io. Poi ci sono le due mani, l'una dietro l'altra. Raikkonen col flap danneggiato, però non si ferma perché c'è Vettel, dodicesimo. La gara è cambiata completamente. C'è Alonso senza alettone. Grosjean senza un flap. Anche male. Perché dico flap? Non lo so. Verstappen non ha nulla. Cambia completamente la gara. Si fermano tutti quanti. Quelli che hanno la qualcosa di danneggiato, tranne tipo Raikkonen, che però ci stava prima già Vettel. No raga, seriamente, usare sta telecamera sarebbe fighissimo. Il problema è che, cioè, dovrei solo aggiustare un po'. Si può fare sto gioco, allontanare un po' la telecamera dal volante. Magari lo faccio. In modo da vedere. Ok, così si vedono benissimo gli specchietti. Alziamo anche un po'. No, è bellissimo. Cioè raga, io guiderei così, il problema è che è un po' difficile, ma guiderei volentieri così. È fighi. Appena entra io scatto. Chi si è visto, si è visto. Intanto Sainz di nuovo quarto. Button e poi le due Manor. Attenzione, attenzione a sto Gran Premio perché ci possono, possiamo recuperare punti importanti. Manor, poi una Sauber e poi solo dopo una Ferrari. Ciao Ricciardo, io vado, ciao, è stato un piacere. Bandiera verde, siamo di nuovo in gara. Attenzione a Ricciardo. Ecco, punto. Attenzione a Ricciardo. Si è messo a fare il tappo là. Io penso che, cioè, si è girato.
Raga, vedete che cioè io qua non parlo proprio, ma perché cioè non c'è niente per cui parlare, dietro sono lontanissimi, quindi sarà un po' così. Adesso sto editando, mi sta sfuggendo di questa cosa, quindi mi sa che passiamo direttamente all'ultimo giro a sto punto. Allora, noi stiamo facendo il record nel T1 con l'alettone rotto, tanto più carburante degli altri. Quindi vuol dire che effettivamente in questo GP eravamo i più forti, perché senza l'alettone rotto e quel carburante secondo me potevamo fare tanto di più di quello che stiamo facendo adesso. Comunque 5 decimi, 5 decimi sotto la nostra prestazione, cioè veramente avevamo una macchina perfetta. Cioè non rimanevi in pista, però quando tenevi il giro giusto, come è stato in qualifica alla fine. Perché in qualifica la macchina era controllabile alla fine. Però noi andiamo a vincere la nostra seconda gara. Ci siamo passati, siamo andati vicinissimi in Canada. Qua la vinciamo. Facciamo anche il giro veloce. 2 minuti e 891. Quindi sì, eravamo i più veloci in pista. Eravamo Team per questo grande successo. Veramente, vittoria meritata, meritata, meritata. E niente, adesso vediamo un po' com'è andato il campionato e com'è andata questa gara, perché effettivamente le altre posizioni non le sappiamo. E ora diamo un'occhiata Allora, alla Arianto, classifica del top. Dove sta l'unico Verlaine, Nasr, vincitore per il Bottas, momento? Rosberg, Sentiamo. ottavo, Vedere i Verstappen, punti sono nono, vantaggio Perez, per. Mi decimo. permetti una domanda, Poi Luca? Palmer, Sentiamo il Magnussen, top Raikkonen, 10. Kvyat, Eriksson, Sainz, Secondo me Vettel, c'è soltanto Ricciardo, Massa, uno che Alonso, dicono che è una poi guida tranquilla, Grosjean ma oggi e ci fanno Hamilton. vedere Quindi che abbiamo guadagnato sono tantissimo, siamo dei secondi nel veri e propri mondiale. fare sorpassi Due spettacolari. punti Ed sopra ecco come si Rosberg, configura il campionato 10, 20 costruttori. punti Punti di anzi, vantaggio della sopra Mercedes Vettel che ha perso seguito da Ricciardo. tantissimo. Oggi la scuderia McLaren ha dato Ventisette prova punti forza da e ha risalito la Hamilton. classifica. È tutto per il Gran Premio di oggi. Non ho visto i costruttori, lo vediamo nel menu principale. Andiamo al menu principale insieme, sono gasatissimo. Sì, ok, quindi mamma mia, la nostra asse dove sta arrivando? Giro pulito 100%. L'ultimo giro è stato perfetto, sì, l'ultimo giro è stato veramente perfetto. Qualità che è un po' 29, quindi ok, abbiamo battuto Verstappen, nella prossima gara faremo l'ultimo punto della vittoria. E quindi niente, direi che per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima.